Buongiorno signore e signori, sono Mike Senzano, vi do il benvenuto su Railway Empire. Finalmente siamo tornati, finalmente mi rimetto a costruire, mi rimetto a fare un sacco di cose carine e coccolose. Molti di voi avranno già finito questo scenario, io invece sono ancora qua che devo portarci il petrolio e questo e quell'altro. E direi di iniziare subito con una bella stazione, grande stazione a El Paso, nella cittadina di El Paso. Vi aspettano tante novità perché ho un sacco di progetti in mente, ma di quello vi parlerò in un vlog che farò tra molto breve. E questo vlog essenzialmente vi racconterà un po' quello che ho fatto, perché sono svanito essenzialmente. E allora, già che ci sono, vi spiego anche un po' il fatto che, è vero, sono svanito, mi sono goduto un po' le vacanze, mi sono riguardato un po' tanti materiali che abbiamo registrato in questo periodo, ma soprattutto in questi giorni qua, oltre al fatto che sto preparando un concorso e quindi capite bene che dovrei anche studiare oltre a fare le mille cose e andare al lavoro, perché ci sta anche quello purtroppo, un giorno farò lo youtuber, un giorno arriverò ad avere 10.000, 20.000, 30.000 iscritti, allora inizierò a essere alla grande, molto soddisfatto. Non che adesso io non sia soddisfatto, però sto aspettando con tanta ansia di raggiungere i 5.000 iscritti. E appunto, se conoscete qualcuno a cui possono piacere contenuti interessanti, carini e coccolosi, fateli conoscere il mio canale, perché insomma credo che di coccolosità ce ne sia abbastanza. Detto questo, sto imparando, tra le altre cose, a usare un secondo programma di editing che ha delle funzionalità più avanzate e molto più professionale, e quindi ci sto mettendo un po' di tempo, perché finora ho usato sempre il solito buon vecchio Sony Vegas. Adesso mi sto convertendo a Adobe Premiere, che è molto più specializzato, però ha tante chicche, tante cose carine e coccolose che mi piacciono. Nel frattempo, finché stavamo chiacchierando, vi ho costruito la linea che va da El Paso dritta a San Luis Potosí, che in realtà si collega direttamente a Città del Messico, perché come qualcuno mi ha suggerito possiamo portare i mobili. Grazie per il suggerimento, io apprezzo tantissimo i commenti, li leggo sempre, anche se magari non sempre rispondo, io li leggo sempre ragazzi i commenti. Quindi anche chi mi ha detto che dovrei fare video di questa serie più lunghi, effettivamente, cioè, lo so, me ne rendo conto, però do per scontato che dopo che ho fatto tante puntate di una certa roba, chi mi segue non voglia più vedere la stessa roba, capito? Ed è per quello che magari taglio le costruzioni delle linee e altre cose del genere, dove magari non ho nulla di interessante e importante da dire. Adesso ci mettiamo un po' di torri di rifornimento, tanto i cache ormai ce li abbiamo. Ho già pensato un po' a come distribuire... come gestire un po' la questione, e quindi adesso vi farò vedere quelli che sono i miei pensieri in merito. Per chi non se lo ricordasse, abbiamo fino al 1880 per portare 20 carichi di acciaio El Paso, mobili e petrolio. E allora direi che noi possiamo subito iniziare con una cosa di questo genere, ragazzi. È vero che ho fatto quel collegamento là, ma a parte che guardate qua, cioè mi dà il bonus, tra l'altro la scade a dicembre, per fare $900.000 per fare questo collegamento. Allora io dico, ma perché no? Cioè, ma dai, ma facciamolo contento. Intanto ecco, tac, una bella stazioncina, abbiamo speso $200.000 per la stazioncina. Prendiamo il binario da qua, con, ciao Beppi, con una roba del genere. Eliminiamo questo. 251.000, ma perché devi complicarti la vita? Scusami, fammi un 202.000, ci sta, e gola, bonus ricevuto di 900.000 per aver speso 400.000. Invece ho fatto anche un mega collegamento e adesso ci metto anche la torre di rifornimento. Già che ci sono, sentite come sono carico, ma perché sono super carico, molto bene, molto bene. Quindi prendiamo una linea ferroviaria dall'azienda agricola qua a Mazatlán. Perché non me la fa collegare? Che sei scemo? Ah, perché dici che non c'è il ritorno? Povero cucciolo, c'ha anche ragione. Non ha tutti i torti. Allora da qua io dovrei cercare di fare un collegamento più così. Ho capito, però lo stronzo da qua non mi dà. Eccolo qua, questo stavo cercando.
Molto, ma molto, ma molto bene. Quindi il collegamento ce l'abbiamo. Adesso per forza di cose devo metterci i segnalini. Quindi qua ci sarà il divieto così. Qua ci sarà anche qua il divieto. Qua invece non ci abbiamo il divieto, ma ci avremo il segnale che indica che si va da quella parte. Poi si va da questa parte. Poi ovviamente, ovviamente, se avete dei suggerimenti, se avete delle cose da dirmi, non fate dei problemi. I video con la Norvegia arriveranno molto presto, ma farò appunto un annuncio a riguardo. E detto questo, veramente ci sto mettendo un sacco a editarli, perché sono un tipo di editing che non ho mai fatto prima. Quindi, oh, Santos azienda agricola, Mazatlan, grazie. Aggiungo la locomotiva. Ma per questa distanza qua io ci farei anche, prendo un masto. Cos'è sta roba? Vabbè, vabbè. Michael Bello, ancora non ho incontrato il mio avversario, però meno male che nella scorsa puntata mi aveva minacciato che è qua in agguato, mi farà male. Per un'azienda piccola come la mia potrebbe essere un problema, mi diceva. Bene, portiamo il caffè. Intanto a Mazatlan, cosa facciamo a Mazatlan, direte? A Mazatlan ci pigliamo il birrificio, ok? Prima che diventi, prima che costi un fottiglione. Adesso che il birrificio è mio, lo demolisco e al suo posto ci faccio un'industria siderurgica, ok? Perché è abbastanza semplice. E questa città, se vi ricordate bene, a parte che si potrebbe anche vedere subito che io vado qua, vedete che ho le scorte di carbone e di ferro che mi ha chiesto di portare nella scorsa puntata. E quindi adesso a Mazatlan siamo pieni così di roba. Vediamo se riusciamo a fare una cosa di questo genere, in modo da aumentare il volume delle locomotive che usano questi binari. E comunque sto sudando come una capra, perché fa un caldo della madonna. Altro motivo per cui ho deciso di rallentare un attimo quei video in questo periodo. Però ho paura che poi la gente inizi a scandalizzarsi e dice: dov'è Mike? Perché Mike non c'è? E allora preferisco continuare a fare riprese, grandi riprese per grandi progetti, per grandi canali futuri. Quindi una stazione a Mazatlan ci sta. Questa è la famosa seconda stazione di Mazatlan, che avrà come... aspetta, vediamo se riusciamo a metterla più, più di sbiego così. Messa lì, Mazatlan 2 è pronta per andare da qualche parte. Quindi Mazatlan 2 andrà a sua volta. Che cazzo, quanto costa Mazatlan? È fuori 1.400.000 per fare questa roba. Porca vacca. E quindi qua dovremo avere il secondo sdoppia sdoppia, che mi fa così, che mi permette di arrivare esattamente dove diavolo sei, Mazatlan. Proviamo a vedere se io riesco a fare così, che... Ok, e adesso facciamo un incrocio AX anche qui. In teoria, in questo modo, usano entrambi i binari. In teoria, in pratica, non lo so. Torre di rifornimento lì, torre di rifornimento qui, torre di rifornimento anche da quest'altra parte. Così ci riforniamo dappertutto in maniera potente. Io direi che facciamo la nostra prima linea da Mazatlan 2 direttamente a El Paso. Iniziamo a trasportare qualcosa, che non so esattamente cosa sia, ma usiamo la Kales classe B. Potenza pura, nuovi collegamenti. Mamma mia, potenza pura. Sono io, ragazzi, sono io. E stiamo portando acciaio. Va bene, andiamo a El Paso. Io direi che la sdoppiamo subito. Un altro po' di acciaio, grazie. Non c'è la carne a Tampico. Tampico purtroppo non è nei miei interessi. Mazatlan, però ricordiamoci una cosa, ragazzi. La città di Mazatlan mi produrrebbe anche di più se io gli do di più, ok? Quindi ho usato i miei soldini e ho potenziato, perché così mi dà più acciaio. Vedete la produzione? Utilizza 0, 100%. Adesso in teoria dovrebbe rimanere alta. Molto bene, dove sei finita? Oh, Reni? Mazatlan El Paso sta andando spedito. Andiamo a vedere che c'è un conducente qua. Lo prendiamo, perché sicuramente su questa linea ci saranno anche personcine, eh? Cioè, è scontato. È scontato. Già che ci siamo, iniziamo a sfruttare però anche i mobili qua. Sto portando legna a questa città che si chiama il Messico del Cucubau. No, non c'è, c'è, frega un cazzo. Ah, questo è Veracruz. Ah, sono finito un po' troppo avanti, dici? Città del Messico. Legna, niente legna. Legna per favore. E ci facciamo una linea che passa in questo modo violento, così.
e deve andare in qualche modo a collegarsi lì. Città del Messico, anche essa una doppia stazione. Intanto i treni iniziano ad andare, ragazzi, in mezzo al deserto. Va bene? Guardate dove siamo. In mezzo al nulla più totale, dove i banditi attaccavano le carrozze e distruggevano tutto e ammazzavano tutti. E quelli erano bei tempi, dicevano. Vediamo un attimo dove siamo. Continuerei anche il progetto esistente, ma non lo vedo. Eccolo qua. Ciao cane! Quindi mettiamo una stazione lì, torre di rifornimento. Apri linea ferroviaria da Munoz Radura. Portagliela sta roba a Città del Messico, per favore. Fallo per Mike. Fallo. Fallo. E non fallo quello del calcio, no, fallo. Riempilo tutto, portagli sta legna. Vai. Un altro. Un altro, vogliamo un altro treno pieno. Di semafori, pirla. E quando qua balei boom. Fatto tutto, ragazzi. Fatto tutto. Fatto tutto. Infatti questo treno ha preso sta mano contro mano. Però Mike, perché gli vuole bene a quel treno. Io gli voglio bene. Voglio bene i treni, ragazzi. Voglio bene i treni come voglio bene a voi. Capite? Capite? Cioè, veramente. Ho messo un incrocio. Così adesso lui può capire che ha sbagliato e può tornare indietro sui suoi passi. Eccolo là. Molto bene. Ragazzi, quando la passione c'è, cioè tutto il resto diventa fumo. E quindi da Mexico City, ragazzi, da Mexico City andiamo fino dall'altra parte del mondo, a El Paso. E prendiamo le Calais classe C, ma ovviamente non c'è spazio. Che cazzo, non c'è mai spazio qua. Allora Mike cosa fa? Fa un culo, ragazzi, cioè cambiamo tutto, cambiamo tutto. Io ho bisogno che mi facciate questi lavori, cioè non è che posso stare qua a perdere tempo. Allora Mike ha deciso di cambiare completamente il suo gioco, ok? Dunque, questo tizio ha deciso di andare là. E questa cosa qua a Mike non piace. Questa cosa qua a Mike assolutamente non piace. Perché io ho bisogno, quando ti dico di fare una roba, devi fare una roba. Non puoi venire qua a farmi parallelismi e queste cose qua, cioè capite? Che cacchio. Così, e adesso da qua tu ti stacchi e vieni dove serve a Mike. E se Mike dice, tu fai. Lascia un like. Vediamo se funziona anche con voi, perché col gioco funziona a quanto pare. Però con voi non lo so, non so mica tanto. Non mica tanto convinto. Sto sudando come una capra. Una capra di montagna in spiaggia. Io sto sudando come una capra. Sì, momenti, questi saranno momenti che entreranno nella storia. Io faccio YouTube perché voglio un giorno i miei figli che possano vedere Mexico City al Paso. Dove cazzo sei? Treno. Bene, adesso che hai deciso di partire io ti cestino. E quindi Mexico City al Paso va da qua a El Paso. Cambiamo tutto. Pam! Mobilificio a Mike. Sarà mio, non nessuno, che nessuno lo tocchi per favore, va bene? Che adesso puff, lo facciamo esplodere, lo facciamo riempire di legna. E Mike decide che è il tempo di espandersi con 500.000, altri 500.000. Ma nel frattempo ricordiamoci che Mike aveva qualche debituccio, va bene? Qualche debituccio, qualche gioco un po' d'azzardo. Guarda qua i gradimenti che sono crollati. Cioè se uno comprava qua, io devo dare 1.300.000 in 18 settimane. Catroia. Beh, allora Mike cosa fa? Prende un altro prestito, 80 settimane, vieni a me per favore. Quindi diamo indietro questi. Altri cash per Mike, così, è così che alla fine le aziende si indebitano, capito? Perché prendono dei crediti, poi gli danno indietro altri crediti, ma in realtà prendono altri crediti ancora. In realtà sono sempre pieni di debito, va bene? Questa è una lezione di economia così veloce, svelta. Credo di aver passato troppo tempo seduto qua davanti a sto computer perché inizio ad avere male al culo, ma questi sono dettagli. 1.600.000, cosa fa Mike adesso con 1.600.000? Va a potenziare ovviamente la produzione di legna. Perché? Perché innanzitutto la cittadina di Città del Messico ha bisogno di legna, ok? Quindi guardate qua, il consumo della legna è di 4,7, sì ok, ma perché è l'azienda, ma il consumo di mobili è di 0,8. Quindi adesso io inizio a produrne. Potenza pura, fabbrica di mobili, 6 cariche a settimana. E poi ovviamente i mobili, secondo me, vengono portati anche altrove.
Cioè, non solo, guarda che sorpasso, Brooks Mogul, superpotenza, ma ho creato una rete. Cioè, io ci rinuncio perché sono troppo emozionato. Nel frattempo mi occuperei dell'ultimo obiettivo, l'ultima chicca che dobbiamo fare, che è quello di portare a Chihuahua al Paso, insomma, fare questa cosa qua. Linea El Paso Veracruz, ma sei pazzo? El Paso Veracruz, come si fa? Cioè, è in Culonia Veracruz? No, 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 non mi ci metto neanche perché è troppo incasinata come cosa. C'è Chihuahua, ma hai deciso di mettere una stazione. Perché? Attenti, attenti. Quindi, la prima cosa che si fa, la prima cosa che farà Mike, innanzitutto sarà quella di fare un'altra stazione. Anzi, qua c'è bisogno di una grande stazione. Così. Adesso Mike prende petrolio e quant'altro e lo porta a Chihuahua. Quindi da qua, linea doppia, che è perfettamente doppia, e si va a collegare lì, ragazzi. E quindi da qua facciamo di nuovo una cosa così e una cosa così. Perché la mia mente è geniale, cioè, capisci? No, non per altro. Questo è un motivo che dovrebbe bastarvi, va bene? Per quello. Adesso, mettiamoci qua un tac e un bam e un spuff and la fuck. Ho tenuto schiacciato CTRL finché dicevo quelle parolacce. In realtà no, non sono per niente nelle parolacce, cioè nel senso, ok? E quindi eccola là. Eccola là. Adesso questo è il collegamento più bello che io abbia mai visto nella mia vita. E andrei su questa azienda qua dove io la compro per nulla. Me la regalano praticamente. Per niente la compro. E diventerò il più grande proprietario di petrolio di questa zona dell'America del Sud, Messico. La espandiamo. Adesso non esageriamo però, perché intanto dobbiamo andare lì. Apri la ferroviaria da Albiol tenuta a Chihuahua. E ovviamente inizia a trasportare i cereali perché dice: che cazzo devo fare? Questo produce birra, per forza. Ma lui non sa che io in realtà lo compro il birrificio. L'asta è conclusa ed è un'altra proprietà di Mike. Molto bene. E quindi, cosa facciamo? Raffinerie, stai dicendo? Ci sto, ci sto. Faccio una raffineria. Non inquinano. Si sa che sono ambienti puliti. Industria a merda. A merida. No, non ci interessa l'industria della carne. L'industria della carne è malvagia. Ah, c'è anche la Columbia. Mista. Va bene, prendila. Se è mista ci piace ancora di più. Infatti su questa linea qua ci metterei quasi quasi delle Columbia miste. Ma d'altronde sono contenti della nostra consegna veloce. Ma certo che è veloce, bello. Cioè, Acapulco continua a crescere. Chi conosce davvero potenza pura? Sta parlando di me. Il 27enne Joe Dalton di Boston ha commesso una delle rapine più stupide di tutti i tempi. Ha rubato la borsa di una vecchietta contenente solo 2 dollari. La vittima ha reagito e Dalton ha perso la sua stessa borsa, che conteneva il suo certificato di nascita. Quindi, raddoppiamola. E inizia a portare petrolio. E allora voi dite: ma Mike, ma perché hai fatto questo? Ragazzi, la vedete quella linea? 10% ci va bene? Bene. Finché siamo riusciti a fare questo gran collegamento ci va bene lo stesso. Quindi qua. Oh, che è sta roba? Poi qua fanno una serie di scambi veloci, ma nessuno capisce quello che succede perché loro sono talmente veloci, capito? Come gli aerei. Come gli aerei invisibili di Trump, che sono veramente invisibili. Però non so se avete visto il video. Perché c'è Trump che parla. Cioè, Trump è convinto che i suoi aerei invisibili siano invisibili. Cioè, nel senso. Bene, questo è un aereo, è invisibile. Un idiota quell'uomo, ma vabbè, questa è un'altra storia. E adesso siamo pronti a aprire la nuova linea da Chihuahua a El Paso. Aggiungo la locomotiva, ci prendiamo una mista. Una mista perché vi domanderete? Ma è sempre la stessa domanda, ragazzi. Cavolo, è sempre la stessa domanda. Perché da Chihuahua si va esattamente nella cittadina di El Paso. E andando nella cittadina di El Paso, a parte che ci vuole, potevo farci la linea, la stazione che è grande. Ma sono due città, quindi di base si scambieranno già merci, capito? Allora, a maggior ragione, se io al Paso adesso inizio a portarci la birra da Albiol, Albion, Albi, come cavolo si chiama sta cosa? Ok? Perché ho fatto questo qua così semplice?
cioè da idioti. Non vorrei offendermi, ma è da idioti. 54 milioni! 55, scusate! Mamma mia. Potenza puro, merita un premio, mi dicono. Ma scusate, ma sto Acapulco, quanto è grande che tutti dicono che sia potentissima, migliore? 122.000 abitanti, addirittura. Incredibile. E adesso ho deciso di modificare ancora il mio percorso, va bene? Eccolo qua. Quindi eliminiamo queste due. Prendiamo questa linea. Il fatto che ci sia questo spezzone più lungo mi sta in mezzo alle balle, quindi non mi fa costruire, quindi mi fa questa cosa qua. Quindi adesso io vengo qua e faccio il collegamento che mi porta direttamente al binario di là. Molto bene, quindi da qua faccio il binario che mi porta direttamente di là. Molto bene, un altro incrocio X. E adesso da qua, sempre dritto, come abbiamo fatto all'inizio. Ma infatti non so neanche perché ho fatto questa deviazione, cioè nel senso, boh. Adesso dovremmo essere a posto. Entrambi, tutte le linee, insomma, sono per i cavoli loro. Basta con le industrie, per favore. Città del Messico, il Paso, Chihuahua, il Paso ci serve. Quindi raddoppia e raddoppia ancora. Portaci, per favore, tutta sta roba. Prendiamo anche la Stirling. Va bene, abbiamo preso anche la Stirling. Sei contento adesso? Bene. Se non sei contento, azzi tuoi. Detto questo, ma si può che si rompe prima di uscire dalla stazione, cazzo! Si può, si era appena rotta. Ma quanto cazzo c'ha di HLS? Quanto c'ha di affidabilità? 127%, ma si può. Adesso, prima che arrivi qualcun altro, ho deciso di rifare anche questo collegamento. E consiste nel fare esattamente quanto segue. Dunque, ci piacciono le X, giusto? Ci piacciono tanto le X. E allora, visto che ci piacciono tanto le X, vediamo di fare delle X un po' più avanzate. Sto cercando di riflettere, e che non è semplice. Ma se io faccio una linea che parte così, ok? E va là. Quindi un'altra linea che va parallela e va là. Qua abbiamo un'altra linea che va parallela e va là. E un'altra linea molto parallela e va fin lì. E io su queste ci faccio le X. E tutto si risolve con un'ultima X. Eh? Allora, abbiamo uno scambio lì, che poi diventa uno scambio, che si diventa uno snodo in realtà. Quindi qua diventa tipo un casino. Sto pensando alla lunghezza dei treni, ragazzi, è quello che sto pensando. Perché i treni, se sono abbastanza lunghi, dopo fanno casini, lo sapete bene. Quindi un semaforo là, un semaforo qua, un semaforo qui, un semaforo lì. Adesso, in teoria, lui ha quattro binari a cui scegliere, in teoria. Spero che sia stata abbastanza esaustiva come cosa. E anche perché i segnali mi dicono che qua dove si trova il signore, ci metto il biglietto così e qua ci metto quello. Quindi qua eliminiamo quelli. E dovremmo esserci. Ho fatto un mega progetto. E io, ok, pensavo mi si fosse rotto questo treno. Ovviamente lui ha scelto la parte più vicina, ma in realtà può scegliere quella che gli pare, perché questo è il bello di questa cosa. E che cazzo si è fermato. It's going nicely. Consegni dirette nello Stato Unito adesso. That our competitors from Texas have received big financial support. I don't have a clue who the investors are. Carnegie, Rockefeller, Morgan. All I know is that we will not be able to avoid conflict anymore. Ok, non possiamo più evitare il conflitto, dici. Va bene. Cosa significa? This has one advantage. Now we can expand our operations up north and steal big chunks of the market from this Texan. The best defense is still a good offense. Certo, certo. Quindi adesso, siccome non bastava tutto il casino che ho appena fatto, dovrei andare al nord, ok? Dovrei entrare negli Stati Uniti d'America e iniziare a penetrare i territori in modo da poter ottenere profitti anche lì. Però dove cacchio sono le città che mi ha appena... Hermosillo? Hermosillo lo vedo, Hermosillo, ma... Dunque, devo portare legna a Brownsville. E qua. Cazzo, dov'è? Cosa vuol dire qua? Chihuahua. Ah, ok, legna a Brownsville. Brownsville si trova lì. Legna. Dove cacchio la prendo la legna a portare a Brownsville? Vabbè. Poi, cibo in scatola a Odessa. Cazzo è Odessa? Odessa? Qua.
Ma poi come si fa il cibo in scatola? Cioè, non è così semplice. Cibo in scatola. Serve il pesce e il ferro. Porca la vacca, ragazzi. Pensavo che fosse abbastanza difficile già andare al paso, ma a dire la verità non è finito, quindi ci sarà tempo per un altro episodio. E con questo io quindi vi saluto. Vi ringrazio per l'attenzione. Se vi è piaciuto, ovviamente lasciate un like. Sono Mike Senza Nome e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao e alla prossima. Ciao!